Di nuovo in collegamento con il Mobile World Congress di Barcellona per incontrare un altro prodotto di HTC, si chiama HTC Uplay. Diciamo che è una versione semplificata dell'HTC U Ultra, pur mantenendo alcuni elementi distintivi, ad esempio la cosiddetta Liquid Surface, cioè questa soluzione di una superficie glossy, quindi molto lucida, luminosa, in cui in pratica non si vede quasi soluzione di continuità tra il telefono e il corpo, insomma, di questo oggetto. La dotazione tecnica ci parla di un processore octa-core di MediaTek, non abbiamo specifiche tecniche ulteriori, e di una batteria da 2500 mAh, 3 GB di RAM con 32 GB di memoria e due fotocamere da 16 megapixel sia nella parte anteriore che nella parte posteriore. Però la differenza tra le due fotocamere è che la fotocamera anteriore ha anche la disponibilità del cosiddetto Ultra Pixel Mode. Interfaccia che conosciamo molto bene, quella a cui HTC ci ha abituato. A bordo stranamente c'è Android 6.0, che insomma in questo periodo dell'anno, quasi 6 mesi dal lancio, forse sarebbe il caso ormai di abbandonare, no? Però per quanto riguarda l'interfaccia è molto semplice, la personalizzazione arriva solo al cassetto delle applicazioni, e poi anche in questo caso c'è installata la touchpad, la tastiera touchpad, che è diventata la tastiera di base insomma per quanto riguarda HTC Sense. HTC Sense che offre anche HTC Sense Companion, quindi una soluzione per adattare l'uso del telefono alle vostre abitudini, una soluzione di intelligenza artificiale che non so ancora in cosa si traduca, perché dovrei utilizzare il telefono per 2 o 3 settimane anche in questo caso per riuscire a dirvelo. C'è HTC Sonic, quindi la possibilità di adattare l'audio emesso dagli auricolari a quella che è la conformazione del vostro padiglione auricolare, quindi una qualità sonora delle cuffie particolarmente curata e particolarmente sofisticata. Il peso è di circa 145 grammi, il display è da 5,2 pollici in definizione full HD, il prezzo è di 449 euro. Queste le caratteristiche principali di HTC Uplay.